Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: lo spumeggiante Enzo Miccio nasconde un segreto doloroso. Il suo desiderio profondo non troverà mai realizzazione. Enzo Miccio è balzato agli onori della cronaca grazie al suo temperamento competitivo, entusiastico e brillante, ed ha sdoganato in Italia la professione del wedding planner, attività in cui eccelle tuttora ed ispira miriadi di aspiranti organizzatori di cerimonie. Sin da piccolo ha manifestato un'autentica passione per i matrimoni, per i dettagli chic e gli abiti raffinati, ed ha ammesso a Il Corriere della Sera: "A lungo ho pensato di essermi lanciato in questo mondo per caso, ma non è vero". Rimettendo in fila le immagini della mia infanzia, mi sono reso conto di aver sempre avuto dentro questa scintilla. Enzo Miccio ha sviluppato la propria passione in tenera età. Mi rifugiavo in un angolo, a Bosco Tre Case, vicino a Pompei, a sfogliare l'album dei miei genitori. Ho avuto in testa per una vita l'immagine di mia mamma in abito da sposa con il velo, i fiori. Tutto è partito da lì. Devo la mia carriera al fatto di essere un ragazzo del sud cresciuto felice in una famiglia gioiosa, che sapeva celebrare i propri momenti di festa. Il resto, ovviamente, è storia, ed Enzo Miccio rappresenta ormai un'istituzione per i wedding planner italiani e le coppie fashion victim di aspiranti sposi. Il rodato professionista, però, non ha goduto di altrettanta fortuna nella sua vita privata. Ha realizzato in età matura una consapevolezza che si è tradotta in un rimpianto bruciante. Enzo Miccio a cuore aperto. "Ho fatto una rinuncia", il wedding planner ha rivelato a Il Corriere della Sera. "La paternità è un desiderio che mi è venuto negli ultimi tempi. Prima non lo avevo proprio. Anzi, i miei amici mi chiamavano scherzosamente Erode. Ma subentra una responsabilità talmente grande nell'avere un figlio, che mi sono posto molte domande, e alla fine sono arrivato a fare una rinuncia. Non diventerò padre". Enzo Miccio, nonostante la sofferta ammissione, ha poi rilanciato: "Ma con questo non condanno e non giudico chi invece lo vuole diventare. Anzi, ammiro chi vuole crescere dei bambini, indipendentemente dal tipo di coppia in cui è. Anche perché, se il desiderio di genitorialità è così forte, non ti ferma né la legge, né l'essere single". Il futuro di Enzo Miccio. Dall'account di Instagram di Enzo Miccio, si evince che il wedding planner continui imperterrito ad organizzare matrimoni, feste di laurea e party esclusivi per i suoi facoltosi clienti. Rimane da scoprire se accetterà un nuovo ingaggio in qualità di inviato nell'edizione a venire di Pechino Express, affiancando nuovamente il conduttore ufficiale Costantino Della Gherardesca. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.